Questo è il Pulse, che è la nostra Enabling Technology Platform. In breve è come un touchscreen monitor nella sala operatoria. Praticamente ci sono sette applicazioni che il chirurgo può utilizzare in sala operatoria. Da descriverne un paio importanti: uno è il sistema di navigazione, due una tecnologia che si chiama l'S-Ray, che fa diminuire le radiazioni utilizzate in sala per proteggere il paziente, il chirurgo e lo staff. Si utilizza normalmente la fluoroscopia, che aiuta il chirurgo a controllare quello che sta facendo durante l'operazione. Il sistema di navigazione, in questo caso Pulse con l'S-Ray, fa in modo che il chirurgo controlli tutto in tempo reale senza dover riutilizzare la fluoroscopia. Viva San Diego e Nuvasiv non solo la produce Pulse, ma pure tutti i presidi chirurgici che vengono utilizzati in sala per stabilizzare la schiena. Questo per noi è il raggiungimento di un grande obiettivo. Primo Pulse in Italia, per cui siamo felicissimi di aver collaborato con Rizzola per portare questa tecnologia in Italia e speriamo che sia il primo di una lunga serie. Può essere utilizzato in tutti i casi di chirurgia vertebrale. Ci sono diverse applicazioni per cui dipende dall'indicazione chirurgica, dal tipo di intervento, però essendo un prodotto che ha navigazione, neuromonitoraggio intraoperatorio, un'applicazione per diminuire i raggi della brillanza, può essere utilizzato in tutti gli interventi. C'è un settaggio della macchina prima dell'intervento, lì c'è una telecamera. Sul paziente vengono sistemati degli array per ricevere le informazioni che fanno comunicare quindi con la macchina. E la macchina non è ingombrante perché è fuori dal campo operatorio. I monitor sono grandi e quindi il chirurgo può controllare la traiettoria della vite e che la vite sia messa esattamente dove deve essere messa. Questo ovviamente aiuta nella sicurezza. Vicino alle vertebre ci sono i nervi e le viti non devono andare nei nervi, per cui è un dispositivo di sicurezza. Il neuromonitoraggio intraoperatorio, per cui verificano in tempo reale lo stato dei nervi. Se c'è un qualsiasi tipo di sollecitazione nervosa, la macchina lo rileva immediatamente e quindi il chirurgo sa che deve fermarsi. Tra l'altro, il tutto viene fatto in maniera automatica, per cui c'è la possibilità di avere una risposta audiovisiva. Immaginate di parcheggiare la macchina, si sente il cicalino che aumenta di intensità nel momento in cui si avvicina alla macchina che è dietro. Per cui c'è questo cicalino e in più c'è sullo schermo una sorta di codice colore. Lo schermo è verde quando siamo lontani dai nervi e poi inizia a tendere verso l'arancione e il rosso nel momento in cui ci si avvicina. Per cui non solo il chirurgo, ma anche le altre persone presenti in sala, guardando il monitor, si rendono conto della sicurezza dell'intervento. È un istituto che ha una cultura rivolta all'apertura. In questa clinica lavorano più equip chirurgiche. E questo è un bene perché avere come dire, specializzazione su una chirurgia molto, molto particolare, come quella che è la vertebrale, è importante. Massimo è un amico, ci conosciamo da tanto tempo, davvero per me non è un collega, per cui emozione sì, ma ci sentiamo un giorno sì e l'altro pure. Mia moglie mi accusa spesso del fatto che lui sia il mio amante.